Trattualmente qua Raul Raoul ho visto Maxine, il terzo film della serie di, eh, di X, che partiva con, con X nel 2022 Poi con Per che Per è il prequel di X, mentre questo è il sequel, è il sequel diretto di X Infatti c'è un, un segmento di flashback legato a, a X Um, ora perle 1 e 2 comunque eh, serve al visto perle X eh, è consigliato direi di sì perché è parte è parte di, di o comunque probabilmente potrebbe per, 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 ecco, per fare altri film in, 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 se, il regista ha detto che in breve in, in modo indiretto che se va bene il film probabilmente potrebbe farne un altro comunque in quanto a eventuale trilogia finisce qua, a meno che voglio fare un quarto film, in quel punto io non saprei come potrebbe andare avanti, perché qua il tutto si vede in modo normale, cioè normale, cioè, normale per i channel di, eh, di X e Pearl, qua un po' più, qua rispetto a X e Pearl è un po' più, molto più... Pacato, per così dire molto meno intenso però quel momento in cui accadono le cose comunque qua sei davvero intense realmente intense sono soltanto eh, una sola non ho nulla soltanto che quando arriva vedete perché fa così è strano non ha alcun senso però quando arriva è un vicolo è un vicolo è un vicolo con cancello non nient'altro è, è inquietante lì nel senso lì, ecco lì, ecco, lì, 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 lì se sei un maschio preparati ne <ride> ho nient'altro um, niente nuovo eh, se, se vi roba abbastanza ora qua rispetto a X roba roba nuda, in eh, quanto attori senza vestiti è molto molto, rispetto a X e Per questo qua è molto più parato è quasi family friendly rispetto agli altri, a parte il vicolo e verso fine film, il resto del film è abbastanza parato c'è cioè, momenti momento in cui Perl eh, per eh, perciò Mia Gott possiamo eh, così per dire si sfoga barra si difende eh, sono anzi, anzi l'altro momento anzi, momenti intensi sono il in vicolo e poi eh, un altro più avanti che ha a che fare con un punto particolare interessante ecco se qua per può sembra, qua per può sembrare un po' più eh, può sembrare eh, posso dire in difesa quant'altro rispetto a Experl ma è così la fa sembra in parte ma in momenti in, in parte sì ma ha, ha, ha tipo un piano più o meno in momenti in, in altri va un po' a cazzo insomma come li abita tipo questa parte di fuga questa parte di fuga è interessante in quanto tutto bene, ben fatto. Tanto c'è un, ecco, una forte componente un in momenti di grana la pellicola un, un bel po' spinta con colori e contatti che da un po' il senso film vintage. Dunque, un film un po' più vecchiotto. In momenti è voluto perché ci sono momenti in cui si passa dal dal 6-9-29 perciò normale, perciò, perciò i widescreen, il coso formato normale barra, barra, barra letterbox a un formato sime 4 terzi, perciò da schermo normale con le bande nere ai lati ehm, perciò sono volute in parte per simulare il fatto delle, te delle, delle, delle telecamere vecchio stile, perciò quelle vecchie ma anche per capire, per passare a un piano di trama diverso rispetto a quello che accade. Ci sono, in breve, qua Maxine riesce a ottenere il suo sogno di diventare una stella, comunque far parte del mondo del cinema, e entra in questo, in questo set in cui c'è il capo, questa donna abbastanza importante che cerca di, far, di farsi rivalutare dalla critica in quant'altro in, in, in quanto è importante come regista ma gli ultimi film sono sono un, un po' così così però cerca di fare il botto con comunque cercare di tornare un po' in auge con quel nuovo film che sta facendo perciò per me è presa come parte del cast che è eh, parte di questo cast 2 ragazzi, tra cui Lily Collins ehm, dentro il film. Ehm, Lily va dentro a un, a un ruolo abbastanza eh, marginale, non so, non so se non è quindi non ha molta importanza, però ha una sorta importanza secondaria, non, niente di importante, però Stesso tempo ha una sorta di tipo di roba narrativa da un, da un, da un, narrativa un punto di vista di un po' più tipo, metaforico, più o meno all'incirca una sorta tipo meta film, un po' come In Super 8, in cui il film lo guardi, come normale, e poi sono i, i ragazzi, in super 8. Gli Spielberg che, che, che fanno il loro mini film per questo progetto di, di film però qua dentro con il fatto che il tutto è dentro... c'è cioè, cioè, per baramia mia che la sua, è, fa le sue cose normali e poi si set barra lavoro normale e poi il fine. la fine è particolare. Perciò è lì con il fatto che vedere x per il ecco almeno come minimo consiglio di vedere x almeno vedere, la fine, almeno vedere la fine di x quello serve come minimo per il... ora ora un'altra volta se quello ora non so se ora non so se la parte del flashback era di x o di perl proprio essere a x in cui c'è sta, sta parte in cui eh, comunque ecco la cosa interessante di X ma anche, penso che penso anche per è che ehm, a un punto nei due film eh, Mia Miyagot fa due personaggi differenti e l'interessante anche perché i Rod hanno reso il tutto in modo non strano perché in genere quando usano lo stesso attore che fa se stesso con un costume barra ruolo diverso un po' te ne rendi conto in quanto la, roba, la parte inquadratura è un po' strana, un, però, è, però funziona. Ecco, qua hanno messo delle, delle inquadrature niente nuovo, nel senso un po' normale, classico, però il tutto è reso, reso morale che sì, niente, niente nuovo, è speciale, però con i colori, l'imitazione, le ombre e quant'altro hanno reso tutto un po' interessante. Qua, ecco, se Inks e perle un po' più verso l'horror, con un momento un po' più, un po più sexy, per così dire, infatti Inks si chiama Inks e eh, Sexy Horror Story, mentre, mentre l'altro si chiama tanto perle. Eh, qua dentro, va veramente spinta non c'è, a parte volendo il vicolo, il vicolo è... I corpi volendo in certo senso anche se lì è realmente finto alla fine il trucco è ben fatto è realmente ottimo specialmente sp 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 l'ultima parte del film l'ultimo eh, shot del film è realmente ottimo lì realmente ottimo lavoro in quanto a, a in quanto a modellamento del trucco se non so tanto come la fa non so se hanno, veramente preso il calco di mia gotte e l'hanno dipinto sopra o, o hanno messo mia normale cioè, mia realmente mia e l'hanno truccata in quel modo però se quello non è ecco se quello non è mia truccata ma è realmente un, eh, un pezzo di manichino barra statua di sera barra ceramica o, o, o quello che è, è, è dipinto a mano è perfetto di rosa ovviamente ottima um... che altro vuol dire non so. per il, resto, il resto a parte lì parte il fatto che la, cioè, parte il video è più avanti è interessante parte interessante e poi infine la, il finale è particolare e che si lega un po' a x1 Perle, per so X, X2 volendo così così in parte più, più, più che altro a X1 mm, Cioè ma anche in Perle, però più che altro che è più un seguito di X che per è un primo di X perciò per so, Perle serve un po' a spiegarti un po' le cose Ora io mi rodo qualche cosa riguardo a X e per ora non rodo se con Perl erano veramente i suoi genitori o erano persone adottive comunque qua dentro fin film, film è interessante comunque si rallaccia infatti il film inizia non so se quella parte lì l'hanno non so se parte lì è nuova o l'hanno rigirata perché c'è questa parte questa, questa bambina questa attrice che fa per la piccola e l'hanno non so se l'hanno se, so se sia lei o l'hanno girate perché, ah no, perché quando hanno fatto x nel frattempo fino a x a po' hanno girato anche per il prequel perciò dopo x hanno fatto per dopo pochi mesi da quando il film è stato prodotto ehm, le muse sono buone eh, più che altro sono muse sia, sia quelle, o quelle eh, orchestrate perciò oste e poi c'è anche musiche normali. Cioè quelle cantate re reali, um, c'è anche Helsing dentro il film. Kelsey, la cantante qua dentro ha un ruolo marginale. Quanto è lì come supporto più o meno che fa una sorta di aiutante o qualcosa del genere. Comunque lì nel film così ecco, ecco se uno sa che oh, non la l'antante non sa che uno sa che nel film e ho conosce la vantante neanche neanche una so. cosa un po' vedi tipo ok tipo marito lei sembra fa... lei sembra un po' particolare la... se sembra già vista altrove Posso... oh, 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 oh. ho fatto una seca e poi ho... ho visto che era Else il... infatti è lei um... Perciò in breve lo consiglio. Ripeto, per chi ha visto X e Perl, guardavo. però non fatevi. Non, ecco, non, non, non aspettatevi roba particolare. È un buon film guardato interessante. A parte quello, rispetto a X e Perl, è un po'. è un po' meno. Cioè, ecco, nel senso. funziona. È un po' più thriller barra investigativo investigativo tra virgolette ehm, se gli altri un proprio tendenti a sotto di horror un comparto un po' più semi o comunque nudo integrale imparziale qua qua attualmente un po' più thriller nel senso c'è niente roba spinta realmente forte comunque anche, anche se non è normale a parte i corpi il vicolo e l'altra roba quindi non passa di più nulla e poi alla fine il resto è normale senso niente particolare niente, niente di, di, di troppo detto questo chiudo qua alla prossima e ciao